Le altre sono parole. Questa è la parola. Questa è l'immagine plastica che davvero dice la bontà e la riuscita di una vita. Un commento questa sera potrebbe venire spontaneo di fronte alla lunga vita del dottor Lino Cossetti. Che bella vita, quella del dottor Cossetti, che bella casa. E tutti siamo d'accordo nel dire che il dottore è stato un uomo saggio, ha costruito la casa della sua vita sulla roccia. Ma io vorrei cercare di leggere con voi il segreto di questa sapienza cristiana. E il segreto mi pare che sia duplice. In fondo ci chiediamo, qual è il segreto di una vita riuscita? Di una vita pienamente realizzata? È soltanto il compimento del 100° anno o è qualcosa di più? Mi pare che la risposta alla domanda circa la vita riuscita sia davvero duplice. Da una parte il dottor Cossetti ha usato la pietra, la dura roccia per costruirvi la casa e non la sabbia. Ha fatto esperienze belle, positive. Secondo questa scelta possiamo dire che una vita è pienamente realizzata attraverso le tante esperienze, anzi tante volte noi diciamo che la vita matura è il risultato delle esperienze vissute, positive o negative. Perché le esperienze non ci lasciano tali e quali, ci segnano profondamente. E allora io mi permetto di richiamare rapidamente la sequenza delle esperienze che hanno segnato la sua vita e penso agli anni vissuti nella bella famiglia, con il padre musicista, esperto di musica sacra e compositore, con la mamma, con i fratelli e le sorelle, quattro. E poi la vita di collegio presso gli stimmatini, a partire dalla terza elementare, sino alla scuola media, e poi il liceo scientifico. Così ha segnato il vissuto giovanile e l'esperienza universitaria, prima a Padova e poi a Milano, conseguendo la laurea in chimica industriale. Ma non meno, la roccia su cui si costruisce la casa della vita sono gli incontri, che tante volte lasciano un segno indelebile. Ciascuno di noi ha degli incontri particolari che ricorda sempre, sono incancellabili. E tanti incontri ci segnano profondamente, ci cambiano, ci trasmettono una ricchezza inimmaginabile. A Milano il dottor Cossetti ebbe la fortuna di incontrare la figura straordinaria di Monsignor Francesco Olgiati. Io che ho fatto l'università cattolica dopo molti anni di dottor Cossetti, sentivo parlare del Monsignor Olgiati, non soltanto dei suoi libri che andarono a Ruba, ma della sua figura, della sua testimonianza di sacerdote educatore, vero maestro di vita nel seguire i giovani universitari della cattolica, la figura di Monsignor Olgiati.